Abbiamo ricevuto. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione numero 32543 dei deputati Rampelli ed altri concernente intendimenti del Governo in ordine all'ipotesi di ritirare lo spot realizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. La deputata Meloni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego. La ringrazio Presidente. Dunque Ministro, noi come Fratelli d'Italia riteniamo che il modo con il quale il Governo sta conducendo questa campagna referendaria la dica abbastanza lunga sulla vostra idea di democrazia. L'ultima trovata in ordine di tempo è quella relativa allo spot che il servizio pubblico, la RAI, quello che tutti i cittadini pagano con apposita tassa, sta mandando in onda in questi giorni per spiegare agli italiani le modalità di voto. Il problema è che, complice anche lo scandaloso quesito referendario che avete imposto, lo spot non si limita affatto a spiegare le modalità di voto, ma entra nel merito di quelli che sarebbero i presunti contenuti di questa riforma, con l'evidente scopo di indirizzare il voto dei cittadini verso il sì. Voi lo sapete talmente bene che avete a un certo punto modificato questo spot e per vergognarvene voi vuol dire che era proprio parecchio scandaloso. Allora le chiedo, grazie Presidente, quando intenderete cominciare a rispettare le regole basilari della democrazia, impostare una campagna elettorale che sia basata sulla lealtà e non sull'inganno, sull'abuso di potere, di ritirare, magari cominciando proprio da ritirare questo spot vergognoso. Grazie. La Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Lo spot che è in onda dall'8 ottobre sugli spazi gratuiti presenti nelle reti televisive della RAI è uno degli spot che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto, come solitamente avviene nell'attività di coordinamento della comunicazione, per informare i cittadini. E i cittadini di cosa vengono informati? Penso che sia facile da intuire per chiunque abbia visto lo spot. Vengono informati sulla data del voto, il 4 di dicembre, che è oggettiva, e poi si dà lettura semplicemente del quesito referendario. Quindi lo spot si limita a dare lettura del quesito referendario, senza esprimere alcuna valutazione di merito, senza descrivere gli effetti della riforma, ma semplicemente dando lettura del contenuto del quesito referendario che non è stato imposto dal Governo, ma come sa bene l'onorevole interrogante è stato ammesso dalla Corte di Cassazione, quindi da un soggetto terzo, sulla base del titolo della legge che è stata oggetto di dibattito in questo Parlamento e che poteva essere eventualmente modificata se il Parlamento avesse ritenuto di modificare il titolo della legge. Lo spot si conclude con l'invito semplicemente a recarsi a votare dai cittadini, quindi non c'è nessuna indicazione di un voto a favore o contro rispetto al referendum del 4 dicembre, quindi è meramente informativo. Tra l'altro è stato sottoposto al vaglio preventivo dell'autorità preposta garante delle comunicazioni che ha dato parere favorevole rispetto allo spot preventivamente alla messa in onda. Quindi lo spot è pienamente conforme alle leggi vigenti e quindi non si ritiene ovviamente che debba essere ritirato perché è semplicemente uno strumento di informazione per i cittadini. Poi che ci siano valutazioni politiche divergenti da parte di alcuni partiti delle opposizioni rispetto al testo del quesito e alla chiarezza del quesito è legittimo, fa parte del dibattito politico, ma niente a che vedere con il rispetto delle regole e con la possibilità di dare semplicemente informazioni ai cittadini di quello che troveranno scritto sulla scheda quando si recheranno a votare. Nello spot i cittadini vengono solo informati sulla data del voto e da lettura del quesito referendario. Lo spot è stato vagliato dal garante della comunicazione. Perché nello spot che manda il servizio pubblico non avete dato indicazione di votare sì. Questa è diciamo, la sintesi della sua geniale risposta, io la ringrazio per questo, però le vorrei dire che mi sembra che siate un po' disperati per come state conducendo questa campagna referendaria. Abbiamo Renzi a reti unificate dalla mattina alla sera, ci manca che dica l'oroscopo, marchette promesse agli italiani dalla mattina, anche questa ogni giorno ce n'è una, l'ultima è quella sulle famiglie. Adesso signori, si vogliono dare i soldi alle famiglie, quando per anni che siete stati al governo le uniche famiglie delle quali vi siete occupati erano le vostre. Abbiamo sistematica occupazione degli spazi di maggioranza e opposizione, abbiamo questo curioso quesito referendario, perché è vero Ministro, la vergogna a monte è il quesito referendario. Adesso io le leggo la versione del quesito referendario di una legge normale, cioè dell'ultima volta che si è votato sul referendum confermativo della legge costituzionale. Testo del referendum era: approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche alla parte seconda della Costituzione, punto.
non c'è scritto che cosa c'era all'interno, che cosa c'è nelle intenzioni del governo all'interno della legge, perché vede, da quando ci sono questi governi non eletti, accade semplicemente che voi date dei titoli surreali alle leggi e poi pretendete pure che siano il merito della legge stessa. Le faccio una domanda. Se si fosse votato sulla buona scuola, il testo del referendum quale sarebbe stato? Volete una buona scuola, sì o no? Perché voi questo fate dalla mattina alla sera. Allora, cerchiamo di darci delle regole minime. Se volete vincere, il referendum lo dovete vincere sui contenuti, perché avete fatto una bella legge, non perché dite agli italiani, se voti sì ti mando a casa la batteria di pentole e la bicicletta col cambio Shimano, perché la gente alla bicicletta vostra preferisce la libertà, e infatti il 4 dicembre vi mandano a casa. Grazie. Ringrazio, passiamo all'interrogazione.